circo con gli animali. Dopo 2 anni torna il circo in città e gli avellinesi, come al solito, si dividono sull'utilizzo o meno degli animali in questi spettacoli. Siamo andati a chiedere loro cosa ne pensano. Penso che gli animali debbano stare in natura così come sono nati, così devono vivere, quindi non sono molto d'accordo. Quindi non ci andrà al circo? Non ce l'è andato a prescindere adesso. Gli animali nei circhi, lei è d'accordo no, o meno? Assolutamente no. Sa che il 15 marzo sta girando già. Sì, lo so, lo so. Infatti io li odio categoricamente. C'è una legge del 2017 che non porta... viene rispettata, assolutamente. No, è un superamento ancora graduale, almeno si legge nel testo. Ma non dovrebbe essere graduale, dovrebbe essere definitivo, totale, istantaneo, imminente, perché non sopporto che gli animali debbano soffrire in questo modo e non sopporto il fatto che comunque l'essere umano debba servirsi dell'animale per divertirsi. Lei è d'accordo al circo con gli animali? Ma mica sono creatura. Al circo lei è d'accordo o meno, al circo con gli animali o meno? E come no? Per quale motivo non dovrei essere d'accordo? Chiaramente che siano molto... che non aggrediscono, come vi devo dire, vabbè, quelli sono animali. Stiamo facendo un sondaggio sull'utilizzo degli animali nei circhi. Tu sei d'accordo no. o meno? No. Perché? Vengono maltrattati. Tra l'altro Avellino il 15 marzo attenderà proprio... Infatti non vengo. Non ci porto nemmeno i bambini. Perché vengono tenuti senza, però io una volta sono andato al circo da bambino, ma non c'entra, lo racconto, andato al circo da bambino e gli animali stavano chiusi in gabbia, in dei furgoni. Mi è dispiaciuta questa cosa. Sì, però tipo durante lo spettacolo non li hanno fatti vedere gli animali, c'erano solo gli acrobati e i clown, quindi... Però per quanto riguarda... Cioè, indifferentemente dal fatto del circo o meno, la cosa che più dispiace è la condizione degli animali. Il mio padre buonanime diceva che nella vita bisogna avere rispetto di tutte le persone, di qualsiasi genere, di tutti gli animali, soltanto perché loro hanno l'istinto e non la ragione. Pertanto noi li dobbiamo attenzionare sotto tutti i profili. E poi anche l'ambiente, soprattutto l'ambiente, che noi siamo responsabili di tutto ciò. Beh, non sei d'accordo sullo sfruttamento degli animali, ovviamente, ma... Dipendono dalle condizioni in cui stanno. Però sì, se stanno bene e gli animali possono essere abbandonati e stare nel circo, preferisco a questo punto stare nel circo. Molto gli animali e quindi so che comunque là non sono trattati bene e vengono comunque maltrattati, quindi lo so, e quindi secondo me dovrebbero essere almeno più curati o trattati meglio se proprio devono stare là. Quindi voi ci andrete al circo? Sì, cioè è bello vedere gli animali che si esibiscono nonostante le loro condizioni, però comunque è una cosa sfiziosa pure per i bambini. Il circo lo preferisci con o senza gli animali? Con gli animali. Lo so che ci sta il dibattito, però a me piace quando.